giullari, alchimisti, figuranti in una rievocazione storica che ha animato le vie di Piedimonte San Germano, che ha così festeggiato la nona edizione di Castrum Pedemontis tra arte, storia e sapore. Una rassegna che vuole stringere la comunità, riportando in auge la sua storia antica e valorizzare oggi i suoi tanti punti di forza. Una manifestazione, penso e credo, la più importante che si faccia a Piedimonte, che sta a cuore a questa amministrazione, sia dalla Prologo ma anche da tutta la popolazione e soprattutto dai comitati di quartiere che quest'anno hanno dato un forte contributo alla realizzazione di questa straordinaria manifestazione. Straordinaria in termini proprio storici, perché attraverso la rievocazione anche della concessione della Carta Libertatis che l'abate Pietro diede nel 1183 alla popolazione di Piedimonte, si fondò quelli che furono proprio gli ideali di questa cittadina. Tutto il cerimoniale certamente non c'è stato tramandato, però la fonte principale, cioè la Carta di Libertà, c'è, viene letta, e negli anni abbiamo istituzionalizzato dei personaggi che sono presenti e sono citati nella Carta Libertatis, e ogni anno li facciamo rivivere all'interno del castrum. Organizzato con il patrocinio della Regione Lazio, Lazio Crea, Proloco e il progetto Terra dei Cammini, l'evento si è svolto il 13 e 14 settembre, offrendo due giornate dense di rievocazioni storiche, spettacoli e sapori tipici. Anche quest'anno il corteo storico ha attraversato le vie di Piedimonte Alta per poi giungere al castello, l'eccellenza della nostra città, con la rievocazione storica e con la lettura della Carta Libertatis. Questo è l'evento di punta del cartellone estivo dell'amministrazione, che collabora insieme alla Proloco ma anche a tutti i comitati e dei cittadini, i comitati festa del nostro territorio. Sono stati due giorni ricchi di eventi, appunto, tra arte, con la presentazione del libro del nostro concittadino, l'architetto Pellagalli, un workshop a tema proprio sui castelli e l'importanza di mettere in rete i castelli presenti sul nostro territorio, e infine una serata dedicata proprio a tutto il percorso di rievocazione storica, di sbandieratori, giullari, e con la serata conclusiva con il gruppo musicale I Trillanti. Così dovrai parlare, io ho tanta e la chiave.